sviluppare il tuo discorso di esperienza a livello energetico, a livello di... Cioè so che tu abiti in campagna... Sì, 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 vi racconto qualcosa di me come per fare una premessa e farvi capire meglio le scelte che appunto vengo ad esplicarvi. Il mio percorso artistico ovviamente nasce in città, io ho fatto musica elettronica, musica per film, tutte queste cose qua, e vivevo in città come gran parte delle persone, però questa città a un certo punto ha iniziato a distruggere, non so proprio dire usare questa parola, l'idea che avevo di me stesso, cioè non mi sentivo a mio agio in un luogo dove contavano solo l'automobile, andare a fare la spesa, guardare la televisione, tutte queste cose qua. E quindi neanche troppo piano piano, questa scelta è venuta poi con la mia compagna che mi segue anche oggi, abbiamo deciso di dare un taglio netto, effettivamente è stato proprio netto, al lavoro, a tutto quanto, e cioè, senti, giochiamoci questa carta di indipendenza. Quindi è stata una risposta ad una crisi personale che è diventata una nuova vita a tutti gli effetti, perché abbiamo deciso di fare un passo importante, quindi lasciare la città e trasferirci in campagna. Questo ha ovviamente ha comportato l'abbandonare una serie di comodità, da un lato pratiche, e non solo pratiche, anche lavorative, perché entrambi lavoravamo nell'ambito artistico, ma comunque in città, quindi è un'altra cosa. Aiutati comunque da un forte legame con quella che è la natura, perché noi poi ci riconosciamo in una visione molto ecologica, ecosofica direi più che ecologica, perché ormai l'ecologia, parlavamo prima di Verdi con Piero, in realtà non è quello che rappresenta esattamente quello che per noi è il passo da fare, quindi l'ecosofia secondo me è un termine più adatto a questa esigenza, cioè ci pone nella condizione di vivere realmente in un sistema. Il sistema non è solo quello economico, ma è anche quello naturale. Noi siamo delle creature, siamo degli animali che vivono insieme ad altre creature, ad altri animali. E non a caso questo ha portato poi nella scelta della vita di campagna a aiutare degli animali in difficoltà. Per questo Graziano accennava al santuario, il sanctuary, come dicono gli americani, che è un luogo dove animali in difficoltà che hanno avuto un'esperienza brutale spesso con l'uomo possono avere un riscatto. E quindi noi abbiamo dei cavalli, abbiamo una capra che vive con questi cavalli, cani, molti cani recuperati da situazioni di maltrattamento canile, eccetera, gatti, e questi sono quelli, se vogliamo dire, legati alla vita domestica. Per noi importa anche tutto ciò che non è strettamente domestico, e quindi l'habitat che contiene noi come ospiti, come altre creature. Quindi abbiamo anche visite costanti di volpi, tassi, i cinghiali più a distanza sono simpatici ma stanno bene anche nel bosco, più che altro per il nostro orto, che sennò sarebbe un problema andare avanti, caprioli, eccetera. Quindi la nostra scelta in realtà all'inizio così difficile è presa anche con una certa diffidenza da amici, parenti, conoscenti, perché eravamo in un ambiente completamente diverso, ho detto ma beh, speriamo che ce la facciano questi ragazzi, però col tempo siamo stati premiati, nel senso che questa scelta, come accennava Graziano, che è anche quella in qualche modo di Piero, cioè di abbandonare un sistema che non ci sta più bene, che è stretto, è un vestito che non ti senti più addosso, ci ha portato a star meglio. Quindi le difficoltà, non nego, ci sono all'ordine del giorno, ma non sono forse anche difficoltà quelle che abbiamo sul lavoro, la telefonata continua, il telefonino, la televisione. Abbiamo abbandonato molte di queste cose, dico sinceramente. La prima è stata la televisione, è stato un atto neanche troppo poi difficile per noi, perché la guardavamo poco, quindi in realtà è stato più un discorso pubblico, cioè quelli che vengono a casa nostra non vedono la televisione, ci chiedono come mai, ma non ci serve. Non ci serve, perché noi chiacchieriamo volentieri con gli altri abitanti del paese. Vi faccio un'altra ulteriore premessa: noi viviamo in una zona del Piemonte che non è lontana dalla Liguria, il Basso Piemonte, quindi ha un clima che secondo noi poteva essere interessante anche a un livello agricolo, perché poi abbiamo ovviamente pensato a un'autosufficienza alimentare, e senza quella è un'autosufficienza relativa. Quindi il nostro passo è stato quello innanzitutto di integrarsi in una società che già c'era, quella contadina, agricola del posto, già purtroppo stuprata negli anni da
esodi dovuti all'industria e a tutto, ovviamente al sistema contemporaneo, perché molti di questi agricoltori, quelli più anziani, hanno passato una vita divisa in due: la fabbrica e l'orto, che hanno mantenuto come retaggio familiare e per fortuna, dico io, aggiungo, però con questa catena che era data dal lavoro a cui erano costrette dalle condizioni economiche. Quindi inserirsi in un tessuto già esistente ovviamente non è sempre facile, bisogna essere rispettosi, non bisogna arrivare come magari possono fare altre persone, ma sono scelte personali, con prosopopea o un atteggiamento di so tutto io, no? La sapienza che ho io, sono tutte cose inutili. Bisogna conoscere il proprio vicino, noi in qualche anno, adesso le conosciamo parecchie, che sono anche molto disponibili all'aiuto, perché poi le cose le valuti e le vivi nel momento della difficoltà. Noi con gli animali oltretutto abbiamo difficoltà protratte nel tempo, perché c'è sempre un cavallo che ha bisogno di un'altra cosa, quindi la comunità di questi contadini vicini è stata molto forte e lo è sempre di più, tant'è che poi noi con l'associazione facciamo degli incontri, organizziamo delle conferenze. Una di queste è stata quella con Piero, perché poi l'abbiamo fatta a Mondovì, perché lui ha un nome internazionale, quindi abbiamo scelto una platea un po' più ampia, ma noi in realtà facciamo anche cose a Torre, che è il nostro paese, e le persone si avvicinano, non hanno paura di chissà cosa, cioè vengono e scoprono delle cose che magari non sapevano. Noi ne scopriamo altre, perché ovviamente, non essendo nati in campagna, l'esperienza proprio quella pratica dell'agricoltura non l'abbiamo avuta. Cioè io posso parlare di esperienze da parte di mio nonno, ma che poi alla fine sono esperienze, sono storie di famiglia, quindi in realtà ci siamo rimessi proprio in gioco. Il lato positivo qual è? Che il rimettersi in gioco con una serie di conoscenze, per fortuna, che abbiamo acquisito in questi anni di letture, perché la nostra giornata è fatta di molta lettura e molto lavoro pratico, quindi si divide in queste due cose, un po' come i vecchi monaci alla vecchia maniera, ora et labora. Noi preghiamo un po' meno, perché consideriamo la preghiera un discorso di legame con la natura, però lavoriamo e studiamo. Quindi anche l'approccio nei confronti di ciò che è la coltivazione, l'agricoltura e tutto quanto è filtrato da una serie di studi che ci permettono anche di incuriosire questi vicini, no? La settimana scorsa abbiamo deciso di iniziare un altro epico lavoro di espansione dell'orto, quindi in una zona più visibile, diciamo, dal paese, e usiamo delle tecniche che si chiamano di orto sinergico, quindi tutto quel mondo della permacultura, eccetera, che non è che siano sperimentali, sono in realtà qualcosa di tradizionale che però è stato dimenticato. Quindi rimettendoci in moto con questi bancali ricoperti di paglia, eccetera, la gente ci dice: ma come fanno l'orto questi? No, strano. Il fatto che ci siamo integrati in questa comunità però cosa ha permesso? Che queste persone, l'assessore, eccetera, ognuno lì ha l'orto, quindi alla fine si avvicinano e dicono: ma ragazzi, ho visto che ha fatto un orto molto particolare, diceva anche Aestelo, uno dei coabitanti del villaggio. Abbiamo spiegato le tecniche, eccetera, che sono illuminati, nel senso che dice: ma allora ci sono anche altri modi. Cioè, perché poi anche noi abbiamo imparato queste cose, ci piace trasmetterle, non solo tramite le conferenze, ma tramite un'esperienza pratica, cioè noi siamo pratici. E quindi che poi sono tutte cose confermate anche da incontri con persone che di agricoltura vera, perché a me piace chiamarla anche agricoltura, perché poi è un legame molto, molto stretto che c'è tra la cultura e la coltivazione. Non è una cosa di basso livello che fa il povero per mantenersi, è una cosa di grandissima utilità, primo, e di grandissima conoscenza, perché non dimentichiamoci, soprattutto noi che veniamo dal Piemonte, dal basso Piemonte, quelle terre un tempo erano abitate da popolazioni integrate perfettamente con l'habitat, erano le terre dei Celto-Liguri, no? Queste popolazioni che strenuamente hanno anche un po' combattuto l'impero romano cercando di mantenere le loro convinzioni, le loro conoscenze, poi vabbè, sono stati sconfitti perché l'impero è sempre forte, quindi è difficile, però è rimasto come retaggio culturale in questi popoli. E quindi, riconoscendoci un po' in questa cosa, abbiamo tirato fuori quello spirito di scoperta, di riscoperta, perché poi questo è, alla fine non inventiamo nulla, cioè noi applichiamo delle tecniche magari con l'aiuto anche della modernità alla terra, quindi questa cosa è effettivamente solo ed esclusivamente una riscoperta.
E quindi questo è quello che facciamo in realtà. Quindi viviamo in campagna con un occhio sempre verso, aperto verso la conoscenza, ci informiamo molto, vediamo l'uomo come una creatura simile alle altre che fanno parte dell'ecosistema, ma e soprattutto come un sistema olistico, perché non possiamo dimenticarci che noi stessi siamo un corpo, lo vediamo, fisico, ma siamo anche dei corpi che non vediamo, cioè effettivamente non sto parlando di anima, sto parlando, quella è una cosa ovviamente presente, ma sto parlando di energia, cioè tutta l'energia che noi trasmettiamo non è solo un corpo che si muove e fa il contadino, ma è un'idea che si muove, si espande ed è in continua evoluzione. Quindi l'olistica, come holos arriva dal greco, no? Vuol dire tutto, quindi è un modo per rendere un sistema efficiente a tutti gli effetti, secondo noi. Quindi a partire dalla salute, perché se mangi bene, stai bene, non hai bisogno delle medicine, non hai bisogno di spendere soldi dal farmacista, dal medico, è tutta una catena, no? E tutto questo. Quindi alla fine questa è la premessa per farvi capire come viviamo noi, inserito in un tessuto paesano, contadino, ma con un'apertura verso tutto ciò che è la conoscenza. Questa conoscenza che noi non rinneghiamo è quella artistica, perché poi noi veniamo da due percorsi che riguardano il mondo dell'arte, quindi ci è accennato bene alla musica, perché io ho fatto musica tanto tempo, Stelo organizzava concerti. E mi dicevi che hai partecipato anche in formazioni che adesso sono rinomate, tipo Marlene Kunz. Sì, è vero. Sei stato proprio a contatto anche con un certo tipo di musica che comunque ha un'ampia risonanza. Quindi... Sì, è vero, è una musica che all'inizio è come sempre partita in maniera underground, questo è il termine, che poi però si è ha avuto questa, la fortuna di qualche gruppo emerge, qualche altro no. E sì, infatti, quindi tutta questa serie di contatti di persone che hanno lavorato con noi prima nell'ambito musicale. E hanno comunque qualcosa da dire, quindi l'arte in sé per noi è una risorsa non solo a livello di intrattenimento, che è la cosa più banale, forse no, più ovvia che ha, ma ha una valenza soprattutto di risposta contro il degrado. A me piace questo concetto, cioè laddove l'arte porta un segnale di bellezza, in quel posto c'è la possibilità di crescere in maniera positiva. Cioè, quello che tentiamo di fare noi quindi è di unire tutto il discorso dell'autosufficienza, come ha scritto Piero sul suo libro molto saggiamente, quindi l'orto, l'energia, il più possibile, perché poi giustamente noi siamo in Piemonte, quindi la fortuna che avete voi del clima noi non ce l'abbiamo, cioè avete molti mesi in più di sole, quindi qui sarebbe una manna per noi. Cioè, non nego che noi prima di radicarci nel nostro posticino là, con tutto l'amore che abbiamo per la nostra terra, abbiamo vagato, non ho idea dove possiamo andare, eccetera. Abbiamo avuto occasione anche di essere stati ospiti per un corso in Tunisia prima della rivoluzione, i famosi tempi di Ben Ali, eccetera. E c'era balenata anche l'idea di spostarsi, nel senso che il clima è buono, quindi è la coltivazione più facile, eccetera. Poi è successo quello che è successo, lo sapete tutti. Però questo l'abbiamo visto come una sfida, in realtà è un dato positivo adesso per noi, perché poi, come diceva Piero, il fatto di essere nella tua terra ti aiuta, perché comunque la comunità ti accetta diversamente da subito. Sei parte di una storia, perché noi siamo qui, però dobbiamo ricordarci che se siamo qui a dire delle cose, le possiamo dire perché prima c'era mio padre, c'era mio nonno, andiamo indietro fin dove è possibile. E quindi, insomma, l'arte, tornando a Pomba, per noi è qualcosa di molto importante. Abbiamo investito molto su questo discorso, stiamo investendo molto di risorse personali, soprattutto perché poi ovviamente noi continuiamo a fare il nostro lavoro, ma è tutto centrato su questa missione. Quindi io faccio musica, ma tutto ciò che guadagniamo, i nostri introiti, le cose vengono sempre reinvestite nella nostra vita quotidiana. E quindi l'arte come risposta al degrado è secondo noi una via molto semplice in realtà, perché poi mette nelle condizioni persone che invece non hanno avuto la possibilità di farlo, di confrontarsi con delle diverse modalità di vita. E abbiamo iniziato a fare dei corsi, a fare dei workshop che coinvolgono soprattutto i giovani, nel senso che noi crediamo nella risorsa della gioventù. Infatti mi fa piacere di essere qui grazie a Graziano, che
è un giovane che io considero un prototipo di esempio, no? È la verità, perché comunque ha l'interesse, ha quel quid che gli permette di interrogarsi e di dare delle risposte, cosa che purtroppo non è di tutti. Cioè, il mondo di oggi tende a massificare con molta facilità. Lo smartphone, il computer, eccetera, che per me all'inizio degli anni 90, parlo da vecchio appassionato di cultura cyber, sembrava il futuro, in realtà si sta rivelando una gabbia sempre più pericolosa, è una morsa di anticomunitaria terrificante, perché se tu sei convinto di essere su un social e di avere 300, 400, 2000 amici, poi alla fine della fiera in realtà quegli amici non li vedi mai, cioè, e sono pochi quelli che vedi. In realtà oggi ho ancora la fortuna di vederne uno che è venuto qui alla conferenza, però sono cose particolari, sono persone che sono ormai rare, cioè, e non faccio una colpa a chi utilizza i social, la colpa ovviamente è di un sistema che impone questo tipo di utilizzo per i suoi scopi, cioè, perché ovviamente un popolo di persone che ha tutta la sua energia riversata su uno schermo non pensa sicuramente a come risolvere i problemi di fuori, che peraltro avrà, perché Piero li ha dipinti benissimo. Andremo incontro a un periodo difficile, il periodo è già iniziato secondo noi già da tempo, quindi è questione di rendersene conto, di coscienza è una parola importante e la usano poi i filosofi più attenti di oggi per porci di fronte a ciò che è più importante, cioè la scelta personale. Quello che dico io è si ricollega a quello che diceva Piero prima, cioè io non sto dicendo fate così, fate cosa, questo è un esempio semplicissimo, banale, di una persona normale che ha deciso di fare una scelta. Voi probabilmente ne avrete altre di risposte, mille. E il fatto di avere degli incontri, di combinare delle conferenze, di incontrare altre persone, ci mette nella condizione di imparare tutte le volte. E questa è la forza della comunità, che è quella che si sta perdendo giornalmente. Sì, no? Poi vorrei dire sostanzialmente.